Questa radio Alone 48 di Marion di Cagliari. Questa radio l'abbiamo fatta esattamente 10 mesi fa. Cioè, una radio che già aveva delle modifiche, c'era la scheda eco, c'era il Roger Beep, io ho aumentato solo la potenza e messo la schedina per i 120 canali. Mario dice che a un certo punto saltavano i finali, è saltato quello mio. Quello che io utilizzo, uno di quelli che io utilizzo. Poi ne ha messo un altro ed è saltato pure. Mi riferiva che quando manda la portante ha delle onde stazionarie, nonostante l'antenna con gli altri apparati sia accordata. Con questo gli strumenti gli segnano onde stazionarie. Quindi io adesso non lo provo, lo apro per vedere un pochettino se posso fare qualcosa. Per ovviare a questi problemi. Perché magari è convinto che erano i miei finali che non andavano bene, che saltavano. Invece no, perché ne monto in continuazione, li sto montando da diversi anni, quindi se deve saltare salta perché o c'è sta a non stagionare qualche problema, salta, non perché il mio non salta. Salta il mio, saltano tutti quelli che per un problema qualsiasi della radio si trovano, come posso dire, con parametri sbagliati e quindi saltano, si bruciano. Lo apro. Eccolo qua, questo è il suo interno. Quindi adesso metto il microfono, collego l'antenna e facciamo qualche prova. Questo finale è strano. Guarda cosa esce fuori dalla radio. Per questo che tu hai onde stagionali, perché guarda che macello. Allora Mario, spero di aver risolto il problema che avevo io. Allora, i transistor saltavano, non perché erano difettosi, quelli che utilizzo io, perché ne uso a decine, ma perché c'era un'impedenza bruciata qui, sulla base del transistor finale. Questa impedenza ha contribuito a bruciare anche la resistenza che serve per polarizzare la base del transistor. Questo è il transistor tuo. Di conseguenza, quando tu mettevi i transistor, andavano sotto pressione, sotto sforzo, perché la base non era polarizzata. E quindi, andando in corsa, saltavano. Una volta che saltavano, poi hanno danneggiato pure il trasformatore, l'avvolgimento è cotto. Quindi adesso ho cambiato pure il trasformatore di modulazione. E adesso va bene. Praticamente, senza queste due questi due componenti, il transistor auto-oscillava finché saltava. E come hai visto sul filmato precedente c'erano un sacco di armoniche. Adesso invece vedi, prova, ola, ola, guarda la modulazione, ola, andiamo con la massima, ola, ola, quindi questo è risolto. Il transistor mi sembra che non è originale, lo vedo troppo nero, non so dove l'ho comprato, comunque te lo restituisco questo qua. Ne ho messo uno 1969, non il mio, originale 1969. Non so se lo hai notato Mario tu mentre facevi le prove lì a casa tua, ma anche in ricezione con il trasformatore cotto il volume era più basso. Infatti adesso guarda. Quindi non resta altro da fare che ringraziarvi per aver visto questo video e vi auguro una buona giornata anche oggi, grazie.